la difficoltà, abbiamo iniziato la nostra presentazione, non tutti hanno, c'erano, con definendo la nostra missione Mission Impossible 6, e quindi era effettivamente, però non ci piacciono non le mission difficult ma le mission impossible. E brevissimamente, Mariano Rabbino, saluto, non peraltro perché, ripeto, che mi risulti, qualcuno mi smentisca, penso sia l'unico parlamentare italiano ad oggi iscritto individuale ALDE, e quindi questa è una cosa importante, è un neo iscritto. Il microfono funziona, per cui se hai... Io credo di avere la voce sufficientemente io intervengo. Serve il microfono? Sì, anche l'altro più vicino, per favore. Allora mi siedo. Sì, vai Mariano. Grazie, io intervengo per sottoscrivere parola per parola l'intervento di Niccolò Rinaldi, per cui sarò brevissimo, proverò solo a sottolineare alcuni aspetti. Intanto grazie per questa opportunità, io devo ringraziare in particolare Gianmarco Gabrieli, perché sapendo che ero rimasto a Roma, tornato questa mattina dalla Calabria, mi ha ricordato di questo appuntamento che tra l'altro per la partecipazione così affollata credo che sia davvero di buon auspicio per tutti. Io voglio raccogliere alcune sollecitazioni. Ho apprezzato moltissimo, per l'onestà intellettuale, la franchezza e il coraggio, anche l'intervento di Alcolessi. Mi dovete recuperare il vostro intervento, sono arrivato tardi. Sì, no, avevo una bellissima PowerPoint presentation a stile Renzi, che però me la mandi a info@marianorabbino.it. Vuoi essere sfiduciato subito? Voglio provare a veramente molto sinteticamente a dire che abbiamo di fronte una grande sfida che in qualche modo Niccolò Rinaldi ha evocato, che è quella di superare particolarismi, identitarismi, personalismi, individualismi di varia natura e specie, e provare in questa Mission Impossible, che è quello di costruire una costituente, io non so come chiamarla, poi davvero da questo punto di vista c'è la massima libertà di espressione e definizione, un soggetto politico liberal-democratico. E lo voglio dire riprendendo quello che diceva Alcolessi, proprio in nome del recupero delle culture politiche che sono andate perse in questo nostro paese. Non perché siamo nostalgici o passatisti, ma proprio perché ce n'è bisogno, perché se nel frattempo fossero nate o si fossero affermate nuove culture, la dico così, più liberal-democratiche della cultura liberal-democratica otto-novecentesca che conosciamo, quella tradizionale, oggi la sposeremmo. Dobbiamo tenere conto, l'ha detto bene Alcolessi, la rivoluzione demografica, la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione geopolitica, è cambiato il mondo e quindi occorre in ogni modo aggiornare e rinnovare anche le culture politiche del passato, però davvero i partiti, come si è detto, i soggetti politici degli ultimi 30 anni fanno diventare proprio nostalgici, no? Si stava davvero meglio quando si stava peggio. Allora dobbiamo fare questo sforzo, io lo dico molto modestamente, umilmente, e coltivando il dubbio. Credo che una delle caratteristiche dei liberali sia quella sofisticamente di coltivare il dubbio, no? E di essere molto umili rispetto alla complessità delle cose, sapendo anche tutti i limiti di questo passaggio. Io sono un parlamentare di Scelta Civica, sono il vice segretario nazionale di questa piccola forza politica che ha voluto però insistere, rimanere sul campo, e oggi sta cercando nel suo piccolo, ma non vuole farlo da sola, tant'è che abbiamo avviato un processo, come dire, di autosuperamento, e ci siamo dati però come appuntamento, perché non credo che ci sia molto tempo da questo punto di vista, lo dico a noi ma lo dico a tutti voi, per l'autunno. Quest'autunno noi dobbiamo mettere in campo tutti insieme, davvero, studiamo il modo. Oggi lo ricordava di nuovo, riprendo l'intervento di Alcolessi, oggi dobbiamo fare i conti con l'importanza della leadership, che è frutto tra l'altro della rivoluzione tecnologica, perché molte cose in politica sono cambiate perché l'informazione e la comunicazione che ha costretto al cambiamento della politica, questo ce lo dobbiamo anche dire, non c'è un complotto della storia,
la personalizzazione della politica, un approccio sempre più plebiscitario, è un dato di fatto anche delle democrazie dove le culture politiche di un tempo sono ancora vive. Obiettivamente le personalità, la personalizzazione della politica è un dato di fatto del mondo contemporaneo, oggettivamente lo è, ripeto, anche nei paesi a democrazia liberale più consolidata. Nonostante ciò non dobbiamo finire, esatto, nella non è indispensabile. Democracy. No, l'ho detto, dobbiamo appunto da liberali sapere quali sono i rischi, evidentemente. Io la dico con una battuta, in questo nostro paese non siamo ancora riusciti a fare una legge sul conflitto di interessi e a risolvere il problema della comunicazione. Mi perdonate se racconto questo aneddoto, ma che è estremamente indicativo su dove siamo ancora. Salvini e la Meloni per 2 settimane hanno fatto i furbi, Berlusconi li ha chiamati a Palazzo Grazioli, gli ha detto: ragazzi, fine della ricreazione, se volete scomparire dalle mie reti ed essere aggrediti e massacrati dai miei giornali, continuate pure così. Non so se avete notato, dal giorno dopo Berlusconi è diventato di nuovo il leader di questa roba che si chiama non so che cosa, destra italiana. Ma per dire che l'Italia vive ancora questo gigantesco problema che ha a che fare con le questioni della comunicazione, su cui c'è un ritardo anche enorme di questo governo, di questa legislatura, anche se il conflitto di interessi finalmente è arrivato, questo è un affare costituzionale, insieme al tema dei vitalizi e il tema delle prossime settimane. Chiudo. Proviamo davvero tutti insieme non a fare la gara chi è più liberale, e neanche la dico così, proviamo a superarci naturalmente, no? In una avanguardia di proposte liberali, però abbiamo il senso del limite, coltiviamo il dubbio, uniamo le forze in un'unica soggettività politica, perché chiudo, la riforma costituzionale, la riforma elettorale, così come sono state concepite e congegnate, hanno non un limite, 1000 limiti, ma dobbiamo considerare il contesto che viviamo da 20 anni a questa parte. Dopo Tangentopoli è stato detto, siamo entrati in una grande malattia, in uno stato confusionale, in una ubriacatura che porta oggi in Italia, e non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, anche sui temi dell'Europa, su cui non bisogna tanto essere pro Europa o contro l'Europa, ma si tratta di dire Stati Uniti d'Europa, metodo comunitario, basta, io la dico così, basta con il Consiglio Europeo, basta con i consigli europei e avanti, diciamolo chiaramente. Però io credo che il bipolarismo che c'è oggi in Italia, e anche su questo dovremmo riflettere, è proprio sano il bipolarismo in senso liberale e lato nella politica, invece non si deve favorire una pluralità e non per forza una mela spaccata in due, ma voglio dire, il bipolarismo oggi è tra chi prova a governare questa complessità e chi grida allo sfascio in modo estremistico, demagogico e populista. Chiudo. Se questo è vero, stando dentro i processi con un po' di realismo, con un po' anche di pragmatismo, io dico che noi possiamo, e c'è lo spazio, con questa legge elettorale, con questo sistema istituzionale, per costruire una grande e ascoltata e anche, secondo me, capace di raccogliere e mobilitare consensi, forza liberale democratica in Italia. Noi nel nostro piccolo siamo pronti a farlo, tutti insieme a voi. Grazie. Adesso che siamo tornati abbiamo 14, penso, persone che vogliono intervenire. Microfono sempre. Brevemente. Volevo, siccome è già stata tirata fuori da 2 o 3 persone, oggi non vogliamo, Nelly e Francesca siamo d'accordo su questo, fare un dibattito sulle riforme costituzionali, non è questa la sede. Se gli iscritti individuali ALDE decideranno di appoggiare questo referendum, sarà una discussione che non dobbiamo, è una decisione che dobbiamo prendere oggi. E quindi vorrei, chiaramente ci saranno persone che interverranno, può essere una delle battaglie, ma ce ne sono tantissime altre da fare. L'altra cosa, abbiamo dimenticato di dire quali sono i nostri obiettivi come coordinatori quantitativi. Noi ci siamo dati un obiettivo molto ambizioso, che è di raddoppiare gli iscritti entro fine anno e entro l'anno prossimo, che è la scadenza del nostro mandato, novembre 2017, raddoppiare il numero che sarà a dicembre. Ecco, io spero una cosa, di vedere che una metà di quelli che si iscrivono abbiano meno di 35 anni.
se falliamo in questa cosa qui, non abbiamo, non siamo riusciti a, perlomeno no, avremo una faccia di Alde individual members in Italia molto diversa dalla faccia che ha nel resto d'Europa, dove invece la maggioranza degli iscritti sono giovani, ecco, quindi cioè, li chiamo sotto 35, c'erano 47, li faccio domani, quindi noi, e non mi considero però comunque giovane, Francesco è giovanissimo, quindi ragazzi sciampagne, comunque apriamo al dibattito. Dunque, il primo a scrivere è Palumbo, mi raccomando 5 minuti di orologio, perché sennò qui finiamo stanotte e dobbiamo... Non devo parlare. È arrivata Silvia Manzi? No. No, però devo utilizzare al meglio. Qual è? Questo è il punto 2, ma devi, se non parli qui non riesci. Cari amici, grazie intanto per questa opportunità, grazie a Francesca e grazie a Marco che ci hanno consentito di guardarci in faccia dopo che per alcuni anni ci siamo osservati su Facebook più o meno, su Twitter o sugli altri social che consentono di scambiare qualche impressione, qualche opinione, anche tra liberali, in mancanza del soggetto politico al quale più volte fino a questo momento è stato fatto riferimento. Scusatemi, ma ho poca voce. E Marco, enunziando gli obiettivi, tre mi pare, che questo coordinamento si è dato, ne ha enunziato in particolare uno, il secondo, che sarebbe quello di fermare la diaspora dei liberali. Io direi che sotto questo profilo un primo piccolo successo possiamo registrare. La presenza qui in qualche maniera fa capire che i liberali vogliono fermarsi un attimo, anziché andare in giro da una parte all'altra, come finora hanno fatto, ritrovarsi insieme e cominciare a discutere. È una buona cosa, ma è una cosa che non basta. Non basta perché essere liberale in Italia è difficile e soprattutto essere liberali in Italia accasati in altri partiti, in altri movimenti politici è assolutamente impossibile. Perché ognuno di noi viene magari garbatamente invitato, poi viene anche altrettanto garbatamente rispettato, ma sostanzialmente viene assolutamente ignorato, e viene ignorato nel momento in cui si prendono le decisioni. Poco fa, come si chiama? Ha evocato quella, il ricordo che è stato fatto del congresso del Partito Liberale del 1981 e le conclusioni che in quel congresso sono state adottate. Non so se le abbiate ricevute tutte nel momento in cui abbiamo pianto, almeno quelli che lo hanno conosciuto e lo hanno rispettato, abbiamo pianto la scomparsa di Valerio Zanoni, per il quale io vorrei amici invitarvi a fare un attimo di silenzio e di riflessione in ricordo della sua figura. Accomunandolo anche a un altro grande liberale come Renato Altissimo, che è mancato pochi mesi prima. Grazie. E siccome io di quella mozione, caro Rinaldi e cari amici, sono stato, come dire, anche coautore, era il congresso
del Firenze, bravo. Forse il più bel congresso del Partito Liberale che si sia mai tenuto. Queste conclusioni, per a beneficio di chi non ha avuto l'occasione di leggermi in questi giorni, vorrei leggervele per poi trarne qualche considerazione conclusiva. Credo che me, se no finiamo a mezzanotte, invece dobbiamo finire alle 1:30. Abbiamo alle 1:30 a guardarmi male. Era il tentativo di riaffermare una identità liberale che poi i congressi successivi in qualche modo probabilmente hanno anche annacquato. Liberale è darsi una regola piuttosto che doverla ricevere. Liberale è la società aperta che riconosce a ciascuno il diritto e la possibilità di diventare ciò che vuole essere. Liberale è rinunziare all'illusione della società perfetta, ma cercare ogni giorno di correggere qualche imperfezione. Liberale è l'iniziativa individuale combinata con la responsabilità collettiva. È il rifiuto di staccare nel tempo la libertà e la socialità. Ai marxisti che promettono la libertà dopo la socialità, ai conservatori che promettono la socialità dopo la libertà, i liberali devono rispondere che libertà e socialità si guadagnano e si perdono insieme. Liberali è la sintesi difficile, non impossibile, tra l'efficienza del mercato, le riforme della socialità, le regole della democrazia. Liberale è chi non delega e non si sottomette, chi chiede al grande fratello pubblico il conto delle spese. Chi ha letto 20 anni fa il romanzo di Orwell, pensate che questo era il 1981, nel 1989, 5 anni dopo il 1984 di Orwell, successe quel che successe, scopre che il fatidico 1984 è alle porte, quasi preveggente, e prepara la difesa contro la più illiberale delle diseguaglianze, quella che potrebbe instaurarsi tra una massa livellata e un'oligarchia di livellatori. E il rifiuto di separare il tempo della propria vita, di scinderlo tra un tempo di lavoro senza fantasia e un tempo libero senza significato, che è ciò che ha ricordato poc'anzi Rinaldi. Liberare la voglia di cambiare ogni tanto lavoro e pensieri, di imparare qualcosa anche quando è finita la scuola. Liberare per noi italiani è credere nella vivacità e opporci alle politiche che la mortificano, spingere le lamentazioni catastrofiche, avere fiducia in questo paese dissestato e grande e cercare nelle ragioni della libertà le nostre ragioni di speranza. Ora, cari amici, perché vi ho letto queste cose? Perché questo è il decalogo dei liberali, che non può essere rispettato tutto in casa d'altri. In casa d'altri ciascuno di noi potrà trovare una o qualcuna in più di queste cose, ma non le potrà trovare tutte. Se le vorrà trovare tutte, dovrà costruire faticosamente, giorno per giorno, senza farsi grandi illusioni, abbandonando le proprie, anche le proprie aspirazioni personali che pensa di poter coltivare in realtà più grandi, per raggiungere l'obiettivo di creare una casa comune per i liberali, per i repubblicani, per i radicali, per tutti coloro che credono che tutte queste cose vadano perseguite tutte insieme, esse e tutti insieme noi. E, se me lo permettete, perché ciò sia possibile, noi abbiamo un anno cruciale davanti, battaglie cruciali da affrontare, perché se non avremo affrontate in unità di intenti e se non saremo riusciti a superarle, a vincere queste battaglie, tutte queste cose diverranno impossibili, perché questo è l'anno in cui la democrazia italiana rischia di cambiare sostanza, di cambiare natura, di diventare ciò che stanno tentando di farla diventare, una democrazia, come dire, procedurale, nella quale si vota ogni 5 anni, si delega una persona a fare tutto quello che deve fare,
con la speranza, la possibilità, la forse la impossibilità di ricambiare le cose ai 5 anni, a 5 anni d'età. Ebbene, se non affronteremo questa battaglia e non la vinceremo, tutto ciò che ci saremo detti qui oggi e che ci stiamo dicendo in questi anni sarà diventato inutile. Buon lavoro, grazie.